Va bene, oggi parliamo di questo argomento che avevamo messo in programma fra le nostre lezioni e poi non abbiamo mai affrontato perché non ce n'era stato tempo. E quindi ho pensato questa mattina di recuperare la mancanza, la carenza. E cioè ci occupiamo del giardino pubblico. Giardino pubblico, noi siamo tutto sommato, immagini come queste non ci colpiscono particolarmente, se non per la piacevolezza del sito e della scena che vediamo presentata. Non ci colpiscono perché siamo abituati a pensare che il giardino pubblico tutto sommato sia una parte della città. Sia una parte della città anche quando i giardini pubblici mancano, perché la consideriamo un dato imprescindibile della città, consideriamo che la presenza di spazi naturali, di verde, più o meno organizzato, più o meno sistemato, siano un elemento appunto imprescindibile della costruzione urbana. Ed è vero, è così. Però questa idea di giardino pubblico è un'idea tutto sommato che trova la sua esplicitazione in un periodo, parlando riferimento alla storia dei secoli passati, in un periodo abbastanza recente, solo nel Settecento che viene coniato il termine di giardino pubblico, nella prima metà del Settecento. Non ne troverete traccia. Ora vedremo che questo non vuol dire che non ci siano spazi che possano essere in qualche maniera assimilabili ai giardini pubblici prima di quella data, ma certo il termine è un termine del tutto nuovo. Al punto tale che il termine giardino pubblico non si riferisce ad una precisa tipologia. Noi abbiamo visto nelle nostre lezioni le principali tipologie compositive che nel mondo occidentale o nel mondo orientale hanno segnato l'evoluzione della storia del giardino. E l'abbiamo visto queste tipologie riconoscendo delle forme compositive autonome, facilmente tutto sommato identificabili, con una loro propria forma compositiva. Questo non è applicabile al giardino pubblico. Voi lo sapete benissimo, un giardino pubblico è tale perché è aperto, è frequentabile, non è una tipologia precisa. Va detto che questa sua caratteristica è tale quasi sin dall'inizio, anche se andremo riconoscendo delle forme di evoluzione compositiva. Il giardino pubblico non nasce legato ad una specifica forma di disegno, se non in forma molto generale, è pubblico perché è appunto aperto e questa è la grande novità. Qui vedete, tanto per ricollegare questo concetto a delle immagini precise, due giardini pubblici, tutti e due settecenteschi, vedete un impianto formale e un impianto all'inglese e per entrambi si usava il termine di giardino pubblico. I giardini pubblici sono una invenzione che definisce la sua caratterizzazione soprattutto nel XVIII secolo, nel Settecento. Viene inventato il termine, diventa di uso comune e si diffonde più o meno in tutte le lingue europee con analogo significato. Prima di quel secolo il giardino pubblico non esiste. Questo non vuol dire che non ci fossero stati spazi di verde pubblico anche in epoca antica. Ad esempio, noi sappiamo come la Roma antica, ma di questo abbiamo già parlato, come nella Roma antica ci fossero presenti degli spazi di verde accessibili alla popolazione urbana. Vi ricordate
la Porticus Pompeiana di cui abbiamo discusso, che si estendeva nei pressi dell'attuale Piazza Argentina Roma ed era una grande piazza porticata che aveva al centro uno spazio verdeggiante. Ci sono le aree delle terme, ad iniziare da quelle delle terme di Agrippa nel Campo Marzio che avevano, viene ricordata la presenza di un'area verdeggiante con uno spazio per la balneazione, un piccolo laghetto, uno stagno. Le aree delle terme presentano sempre spazi verdi organizzati per il passeggio, l'attività ginnica, e lo stesso Vitruvio ricorda nel suo De Architettura che è molto utile nella costruzione di una città costruire passeggiate molto ampie e ricche di piante ornamentali, perché dirà nelle frasi successive queste portano aria buona alla città e la ripuliscono delle aree stagnanti. Però questa tradizione antica, badate bene, una tradizione legata alle grandi città, di presenza di spazi verdeggianti di uso pubblico, andrà in seguito con il ridursi delle strutture urbane, soprattutto con la semplificazione delle strutture urbane, andrà almeno in parte perdendosi, al punto tale che prenderà piuttosto prenderà corpo una sorta di antinomia fra la costruzione urbana e la costruzione extraurbana, che è esemplificata in tanta parte o in parte ad esempio della pittura del periodo rinascimentale o pre-rinascimentale, laddove vengono raffigurate strutture urbane, le quali più o meno si configurano sempre in questo modo. La struttura urbana è designata e riconoscibile per le strutture architettoniche che emergono dalla cinta muraria e all'esterno di questo si estende la natura controllata attraverso l'uso agricolo o la natura selvaggia posta quasi ad opposizione della città identificata come luogo della cultura. E quindi forme di contaminazione fra i due ambiti saranno estremamente circoscritte e, almeno per quanto è rappresentato nelle pitture, nelle raffigurazioni, sembrerà sempre più forte l'antinomia fra questi due ambienti. Ma se non sbaglio, anche ieri nelle vostre conferenze già avete parlato di questa antinomia che in Italia ha un'antica origine. Parlo dell'Italia in primo luogo non perché non sia più o meno dappertutto così, ma perché, come sapete, in Italia è il luogo dove più vigorosa è la rinascita delle strutture urbane in epoca medievale, dopo l'epoca antica. E quindi l'Italia in qualche maniera sperimenta un po' per prima la dicotomia fra la città e l'ambiente naturale circostante, anche quando questo ambiente naturale è per buona parte posseduto dalle famiglie urbane che ne hanno, mantengono grandi appezzamenti in campagna e ben coltivato al punto tale che è difficile riconoscervi un ambiente naturale, ma se non di una natura tutta costruita. Io faccio sempre, riporto sempre alla memoria questo bellissimo ciclo di affreschi che sono nel Palazzo Pubblico di Siena, di Ambrogio Lorenzetti, che nelle varie, sulle diverse pareti,
raffigurano le allegorie del buono e cattivo governo. Quelle del buon governo, che sono quelle che qui vedete affettate, ma fanno parte di un unico affresco, è riprodotto la città ben governata e la campagna ben governata. Alla vostra sinistra sono le scene totali che si seguono però in un'unica immagine, e a destra sono due particolari. Vedete che sono due ambienti, entrambi fortemente disegnati e costruiti. Ma il linguaggio, il vocabolario utilizzato per la loro costruzione è totalmente diverso, del tutto dissimile. Da una parte ci sono i palazzi, le strade, i portici, le torri, dall'altra significa immediatamente fuori dalle mura. C'è la campagna, anch'essa tutta disegnata attraverso i filari, i fossi per lo scolo delle acque, le piantate delle viti, le arature regolari, e però due mondi che le mura in qualche maniera separano. Separano ovviamente nella raffigurazione, nella rappresentazione e quindi nella concezione. Non separano poi nella realtà, perché noi sappiamo che dentro le mura urbane c'erano vaste aree naturali utilizzate soprattutto per gli orti e per la produzione agricola a supporto della popolazione urbana. Alcuni casi sono clamorosi, sapete benissimo come ad esempio le mura di Roma, essendo state tracciate in epoca antica ed avendo sempre mantenuto il loro tracciato, hanno per moltissimi secoli mantenuto un territorio agricolo sconfinato e per la gran parte della sua vita molto maggiore del territorio urbanizzato. Qui cito di nuovo il caso di Siena. Chi va a Siena ancora oggi vede che dentro le mura, che ebbero nel 300 un ampliamento consistente in vista di un'espansione della città che nella realtà non avvenne mai, contengono ancora oggi ambiti di territorio utilizzato per l'agricoltura consistenti. Però se guardate l'immagine alla vostra destra, che è una raffigurazione di Siena, che è all'interno del palazzo pubblico, di questo ambiente agricolo dentro le mura, quindi del tutto urbano e necessario alla vita della città, non c'è traccia. Vedete, le mura si sono ridotte, sono dimagrite e mostrano all'interno quelli che sono gli elementi simbolici che rappresentano la città e come tale sono riconosciuti. Il Duomo, la torre del palazzo pubblico, gli edifici maggiori, i palazzi. Non c'è traccia di questo verde. Quella che noi continuiamo a chiamare la città ideale, qui ne raffiguro solo una, sapete, sono tre tavole diverse sparse per musei del mondo. Qui vediamo quella che è rimasta in Italia. Raffigurazioni urbane. Pressoché certamente, cioè, raffigurazioni urbane che vengono dalla corte Urbinate, dipinte fra il 70 e l'80 del 400 e oggi attribuite almeno come disegno a Francesco Di Giorgio, rappresentano per l'appunto delle scene urbane ideali, non costruite, ma che propongono l'idea del bello urbano nel periodo rinascimentale. Il bello urbano, almeno secondo la concezione italiana dell'Italia dell'epoca, di riproposizione della cultura antica. Ora, questo bello urbano da cosa è fatto? Lo vedete? Di nuovo, bei palazzi, dai bei prospetti, porticati al piano terra, che proteggano coloro che passeggiano lungo le strade dalla pioggia o dal sole, belle pavimentazioni disegnate, regolate, fatte di belle pietre, e ordinato susseguirsi delle fabbriche urbane. Non c'è traccia di natura. Se la si ricerca e si guarda con attenzione, la natura è
proposto esclusivamente dai vasi, dai piccoli vasi che sono collocati sui davanzali delle finestre o sui balconi. L'unica traccia appunto di natura presente è quella lontana, chiaramente esterna alla città, che si vede in un angolo del dipinto e che sembra messa lì per mostrare la giusta posizione fra l'ambiente civile della cultura urbana e quello un po' selvatico e perché no pericoloso della natura extraurbana. Tutte e tre le tavole hanno la medesima impostazione, possono essere lette con la medesima interpretazione. E un secolo dopo questa tavola, la pittura di questa tavola, Andrea Palladio, in uno dei più celebri manuali destinato a architetti e costruttori del periodo, quello che viene denominati quattro libri dell'architettura, Palladio scrive: e sì come nelle città si aggiogne bellezza le vie con le belle fabbriche, così di fuori si accresce ornamento a quelle con gli arbori, i quali essendo piantati, eccetera, eccetera. Voi vedete che Palladio nel suo trattato chiaramente fa intendere come la concezione dell'epoca dividesse in maniera decisa la scena urbana da quella extraurbana, non che non si potesse pensare a rendere entrambi belle, ma la lingua da utilizzare è del tutto difforme. Là il materiale vegetale sta benissimo per costruire la scena extraurbana, per la scena urbana a renderla bella sono le piazze ben pavimentate, le belle fabbriche, i bei prospetti. Esattamente quella che Ambrogio Lorenzetti, un secolo e mezzo prima, aveva rappresentato nei suoi dipinti. Non è solo Palladio, non è solo la scena forse di Francesco Di Giorgio, è l'intera manualistica dell'epoca. Ancora per tutti i primi decenni del Seicento, a guardare con un certo sospetto il materiale naturale introdotto sulla scena pubblica. Eppure voi sapete benissimo che siamo in un momento di fioritura dei grandi giardini e in qualche maniera di esplosione della cultura del giardino. Palladio scrive, i quattro libri dell'architettura sono pubblicati quasi esattamente nel momento in cui l'Europa conosce l'Italia attraverso la Villa d'Este, attraverso il più grandioso giardino che sia stato realizzato dopo l'epoca antica, un grande modello di architettura verde. Quindi voi vedete che non è certo la tecnica di costruzione della scena naturale che manchi, ma c'è una distinzione precisa. Per la scena pubblica urbana il materiale vegetale non è considerato adatto, ed infatti vi sfido a trovare una piazza costruita fra 5, 6 e 700 in Italia che proponga un'alberata. Sono programmaticamente costruite per non averne bisogno, non nessuno di noi si sognerebbe di appunto piantare a Piazza Navona, seppure di spazio ce ne sarebbe tanto, o Piazza Farnese. Ho enfatizzato la situazione italiana, ma lo stesso si potrebbe dire di tanti altri luoghi d'Europa che peraltro oggi presentano una scena verdeggiante che non era tale in origine. Io appunto sono legato a questa specie di scoperta che feci tanti anni fa, non è una scoperta, era chiara, ma insomma io non conoscevo la cosa e tanto mi colpì, di Amsterdam. Città che nella seconda metà del Seicento, con il suo boom commerciale, ha uno straordinario piano di espansione che ancora la segna, che è la cinta dei canali nuovi all'epoca, che cingono il centro storico più antico. L'immagine classica della città, che oggi si presenta appunto con questa sequenza di
canali a corona, bordati da belle fabbriche, belle architetture, ma tutti verdeggianti, e che in origine era così. La verzura aggiunta, vale a dire le alberature aggiunte, sono aggiunte solo a partire dall'inizio del Settecento, quindi dopo la costruzione dei canali e delle case che le fronteggiano, perché il vento che si incanala lungo questi ambiti, che sono almeno a tratti rettilinei, è molto forte, quindi si pensa di spezzare il vento con le alberature. Badate bene, non quindi un intento di decoro e tantomeno un intento di, come dire, ecologico o di eccesso di naturalismo, semplicemente una soluzione funzionale per provare a rendere meno forte il vento che soffia lungo questi canali. Detto questo, che esiste senza dubbio una non considerazione del materiale naturale come atto alla costruzione della scena urbana, questo non vuol dire che ambiti che hanno le prerogative che saranno poi del giardino pubblico non esistessero già all'epoca. Ce ne sono e li ritroviamo esattamente nell'area di margine della città, laddove la città perde appunto la sua solida configurazione costruita ed inizia invece il dominio della campagna, quindi della natura organizzata. Lì, lungo le mura, lungo i perimetri urbani, in un'area che appunto vede la contaminazione fra città e campagna, si trovano spazi che mantengono alcune prerogative, pur non essendo ancora giardini pubblici, hanno alcune delle prerogative che passeranno poi al giardino pubblico. Alcuni di quelli sono oggi scomparsi, ma sono ancora identificabili per i toponimi che li segnano. Ad esempio, molto diffuso, sebbene non l'unico, è questo di termini che derivano dal latino pratus, e che danno origine al termine prato in italiano, prado in spagnolo, pré in francese. Qua e là, in Italia, voi troverete tantissimi di questi prati, Roma conserva un quartiere che si chiama ancora oggi Prati, ma ce n'era un altro che è Testaccio, che era più conosciuto come Prati del Popolo Romano fino ai secoli passati. Firenze ha una porta al Prato, che è appunto la porta dietro cui era il Grande Prato. Cosa sono questi prati? Sono degli ambiti seminaturali, senza nessuna conformazione particolare. Quello sotto, l'immagine di sotto, è un'immagine di Pinelli che raffigura appunto le feste d'ottobre ai prati del Popolo Romano, cioè a Testaccio. E sono dei luoghi con una senza nessuna configurazione precisa, ma con un segno naturale. Sono dei pratoni selvatici con alcune alberature qua e là, che hanno come caratterizzazione prima quella di essere immediatamente a ridosso della città e quindi fruiti dalla popolazione urbana. E servono a cosa? A passeggiare, ma soprattutto a contenere le grandi feste nell'occasione della festa del patrono, le fiere del bestiame, i mercati, momenti di convegno della popolazione urbana che non trovano luogo all'interno della città, perché non ha spazi estesi così ampli, e perché per le attività che si svolgono, ad esempio la fiera del bestiame, meglio si collocano immediatamente all'esterno delle città.
dicevo, di questi luoghi ce ne sono vari, però per essere collocati a ridosso delle mura urbane sono poi quasi dappertutto scomparsi perché cancellati dall'edificazione. In Francia, a Parigi c'è questo caso celebre che è testimonianza della presenza di una notissima chiesa della Rive Gauche, che è Saint-Germain-des-Prés. Cioè Saint-Germain-dei-Prati, chi conosca Saint-Germain-des-Prés, il quartiere circostante, sa che di prati ce ne sono rimasti pochini, e però la denominazione ricorda il fatto, come si vede nell'immagine in basso, che la chiesa fosse in passato al limite dell'urbanizzazione, a ridosso delle mura, e che effettivamente immediatamente al suo esterno vi fossero una quantità di prati consistente. Che si ritrova ad esempio in tutta le immagini storiche della città, sono alcune delle tantissime rappresentazioni, raffigurazioni cinquecentesche di Parigi, dove si vede sempre sulla destra Saint-Germain-des-Prés e a ridosso questa vasta estensione di prati che arrivava fino alla Senna. A Madrid c'è il caso celebre del Prado, che è oggi meglio conosciuto per essere un museo, ma che in origine è per l'appunto un vasto ambito verde di pertinenza di un grande monastero che viene organizzato in una serie di passeggi, di passeggiate per l'uso collettivo della cittadinanza, e dalla parte opposta della città si trova un altro prado, la Pradera de Sant'Isidro, che qui viene. E qui si vede chiaramente l'utilizzo di questi luoghi, nel caso in questione, per la festa del santo protettore della città, occasione per cui tutta la città si ritrova in questo grande prato per celebrare in forma, come vedete, molto, molto laica e gioiosa la festa del patrono. Peraltro una consuetudine ancora oggi seguita nel medesimo luogo. E, come dire, grazie anche a segnalazioni di Pepe e amici latinoamericani, ho ormai da qualche tempo rivolto la mia attenzione alla presenza di spazi verdeggianti di questo tipo anche nelle città di fondazione spagnola nel centro e Sud America, che da questo punto di vista presentano precocissimi esempi di spazi verdi di uso collettivo. Questa è una veduta tardo-seicentesca di Città del Messico, e vedete nella parte bassa questa zona verdeggiante, e qui è raffigurata, non so se si vede qualcosa, si vede, spero, qui a sinistra, l'Alameda, anzi magari Pepe ci dice qualcosa, ma sulle Alamede, l'Alameda, Alamo è pioppo in spagnolo, ora non è detto che Alameda sia un pioppeto, però è uno dei termini con cui vengono raffigurati questi spazi verdi di uso generale, pubblico, presenti per un utilizzo collettivo nelle città centro e sudamericane sin dal 600, quindi sin da poco dopo la loro fondazione, a dimostrazione di un uso che evidentemente era presente e continuo nelle città europee. Questo è un altro prado che si trova in un'altra città di fondazione ispanica spagnola, che è L'Avana, dove immediatamente a ridosso delle mura fu realizzato questo, all'esterno delle mura fu realizzato questo passeggio alberato chiamato il Prado, a ricordo del Prado di Madrid, e che poi all'inizio del Novecento ha una sistemazione monumentale ad opera di Forestier, di un grande paesaggista francese. Che questi prati o spazi analoghi dall'uso
collettivo e dalla definizione compositiva incerta siano poi elementi di forte definizione e che ci sia una trasmissione di usi ai giardini pubblici è indubbio, perché alcuni dei prati verranno trasformati in giardini pubblici, cioè i prati saranno i luoghi in cui, in alcuni luoghi almeno, sorgeranno i primi giardini pubblici, chiamati giardini pubblici appunto con questo termine. Il caso per me più straordinario è quello del Prato della Valle a Padova, un grande giardino pubblico realizzato nella seconda metà del Settecento, voluto dal governatore della città, un veneziano, che fa realizzare questo straordinario giardino pubblico in forma ellittica, che spero che almeno che alcuni di voi conoscano, attraversato da un impianto di assi a croce e con un canale ellittico, anch'esso ellittico, che raccoglie le acque che la topografia del luogo fa convergere verso quel sito, Prato della Valle. Voi capite che si trattava di un prato, ma in un luogo avvallato, e quindi era sin dall'inizio un po' un pantano. Ma è molto bello vedere, a sinistra vedete come il Prato della Valle si presentava in origine, quello che dicevamo, un pratone rustico, in cui però converge la popolazione urbana. Ad esempio a Prato della Valle si tenevano delle celebri corse dei cavalli, che si vedono qui raffigurate, e come questo, o si tenevano le fiere e i mercati, e come questo tipo di funzione vengano traslate, ma in una forma organizzata e disegnata, nel giardino pubblico. Giardino pubblico di cui vedete in alto il disegno di progetto, in basso nella sua effettiva realizzazione, ed è interessante notare che il Prato della Valle ha mantenuto alcune delle caratterizzazioni originarie. Ad esempio, nella immagine in alto vedete come ancora oggi c'è il luogo dei mercati. È luogo dei mercati, è il luogo in cui vanno le giostre, quindi mantiene una parte della sua caratterizzazione originaria più arcaica, ma questa è traslata all'interno invece di una forma definita e composta, che è una forma urbana, da tipologia di verde urbano, appunto un giardino pubblico. I giardini pubblici di questi prati si trovano anche nella tradizione anglosassone, di solito denominazione di common fields, no? Di campi comuni. Qui ne vedete raffigurato uno in un'epoca più arcaica a sinistra, e vedete rappresentate alcune delle funzioni. Siamo immediatamente a nord della città di Londra, lungo le mura urbane, e vedete che c'è chi porta al pascolo animali, chi va lì a provare il nuovo arco e quindi si esercita nel tiro dell'arco, chi stende panni e chi semplicemente passeggia. Appunto, tante delle opzioni che questi spazi di verde aperto e non definito offrivano immediatamente all'esterno della città. E a destra la vedete, lo stesso luogo raffigurato in una mappa settecentesca, quando invece cominciava a prendere atto il suo disegno in forme più definite. È molto interessante vedere che questa tradizione, la tradizione inglese, troverà una sua applicazione nel Nord America, in primo luogo nell'area del New England, dove i coloni inglesi fonderanno le loro città. Questo è il centro urbano di Boston, la parte dei grattacieli, nella parte dei grattacieli è evidente, vedete il downtown della città, ma se guardate a sinistra vedete un'area di casette basse, è l'area più antica della città, è l'area della fondazione di inizio 600. E immediatamente a ridosso di questo, che è ancora oggi la parte più importante della città, cioè il centro urbano, c'è un'area verde. Quest'area verde era il Common, era ancora oggi si chiama Common, era lo spazio verde collettivo
secondo appunto la tradizione europea, che verrà preservato e conservato nonostante la crescita della metropoli. Quindi spazi di verde più o meno organizzato, molto poco organizzato, ma fruiti dalla popolazione urbana, lì si ritrovano ai margini della città. Quando e come questi spazi trovano una loro definizione compositiva? Per capire come il fenomeno si sviluppa, dobbiamo rivolgersi a quegli spazi invece di verde organizzato che in alcuni luoghi dentro la città o in prossimità della città all'epoca si trovavano. Sono i giardini privati, i grandi parchi aristocratici. Dagli ultimi decenni del Cinquecento, proprio in questa città, Roma, ha origine un fenomeno nuovo. I grandi parchi privati cominciano ad essere aperti alla popolazione della città, perché possono ammirarli, possono vederli. Villa Medici diventa un giardino che ad alcune condizioni è aperto alla popolazione urbana, e questo è ancora testimoniato da due lapidi che sono su questo portale, che potete trovare sulla porta che sorge su via di Porta Pinciana, ed è la porta di accesso al giardino di Villa Medici, anche se oggi il fatto che intorno si sia costruito non rende più percepibile questo portale, non è ben chiaro dove porti, ma questo è il viale centrale del parco, e nella lapide di sinistra si vede poco, ma l'ultima frase recita: Amicis est apertos omnibus, il giardino è aperto a tutti gli amici. Ovviamente non c'è scritto questo è un giardino pubblico, e quello non era un giardino pubblico. Quello però era un giardino ampiamente frequentabile da tutti coloro che mostravano una condizione sociale non totalmente infima, al punto tale, questo è il giardino come si presenta oggi, e lo stesso avverrà alla fine del Cinquecento per Villa Borghese. Quando De Montaigne negli anni 80, all'inizio degli anni 80 del Cinquecento, francese, verrà a Roma e descriverà la città, resterà enormemente colpito da questa pratica, da questa abitudine, al punto da scrivere nel suo giornale di viaggio in Italia che questi parchi sono bellezza offerta a chiunque se ne voglia servire, e per qualunque cosa, fosse pure per dormire ed anche in buona compagnia. È un'affermazione assolutamente esplicita su come questi grandi parchi aristocratici stessero cominciando a dare una ad aprire alla popolazione della città una forma di fruizione di spazi verdi, questi sì organizzati, disegnati, con straordinari apparati statuari, stessero abituando la popolazione urbana, o almeno la parte più elevata della popolazione urbana, a fruire di grandi parchi all'interno della città. Quindi questa pratica, badate bene, lanciata a Roma, da questo punto di vista ha una sorta di primato nell'avere almeno ideato, avere prefigurato l'idea del grande parco aperto al pubblico della città. Questa idea poi passerà ad altri parchi aristocratici delle capitali d'Europa, ad esempio St. James Park a Londra, ma prima ancora al giardino delle Tuileries a Parigi. Di queste Tuileries
Avevamo già, vi ricordate, abbiamo già parlato del Giardino Reale delle Tuileries. Nel momento in cui Luigi XIV creerà la Reggia di Versailles e il Parco di Versailles, il suo giardino urbano, cioè il Giardino delle Tuileries, diverrà un giardino pubblico. Quindi sarà, secondo l'uso della tradizione romana, aperto al pubblico della capitale, al punto tale che Le Nôtre, vi ricordate di André Le Nôtre, verrà incaricato di rimodernare il giardino precedente, quello all'italiana, per ampliare i viali e permettere il passeggio di un numero più alto di persone, ampliare i viali e riconsiderare la configurazione generale in modo tale da favorire questa sua riconversione in giardino pubblico. Quindi giardini, grandi giardini aristocratici e reali, presenti nelle maggiori città d'Europa, fra fine 500 Roma, metà 600 Parigi, fine 600, inizio 700 Londra, acquisiranno un ruolo di divenire parchi di grande bellezza, disegnati, aperti al pubblico. Ovviamente quelli sono parchi reali, sono parchi aristocratici. Non ci si fanno le fiere del bestiame, non si fa il mercato, non si fa la festa del santo patrono. Ci si va per vedersi e passeggiare con una certa dignità. Le Tuileries avrà un regolamento per l'accesso, che sarà un regolamento che poi verrà imitato in tanti di questi parchi sparsi per l'Europa. Il regolamento di accesso alle Tuileries dice che l'accesso è permesso a tutti, ma coloro che entrano devono essere ben vestiti. Questo è un termine assolutamente generico, che però ovviamente, come capite, immediatamente pone una certa discriminazione, anche se tutte le cronache poi mostrano come effettivamente in questi luoghi entrassero più o meno tutti, non fosse molto dissimile il clima da quello che si può avere oggi all'interno delle Tuileries. E però sono luoghi in cui sono avvenuti per lungo tempo i riti dell'aristocrazia e quindi il contegno da mantenere all'interno di questi giardini è comunque ispirato alla forma di socializzazione che ha l'aristocrazia, quindi dignitoso, con contegno e buone maniere. Un altro fenomeno che converge in questa formazione del giardino pubblico e ne definisce, a mio avviso, alcune caratteristiche tipologiche è quello dell'alberature delle mura. Ora, qui vediamo il caso di Lucca, che è un caso molto precoce e ancora tutto perfettamente percepibile, ma non è certo l'unico caso europeo. Andando in giro ancora oggi, chi gira l'Europa può trovare cinte bastionate, cinte murarie sormontate da alberature. E però Lucca ci è molto utile, non solo perché è precoce, ma perché offre ancora oggi un'immagine straordinaria ed integra. Chi va da Lucca trova ancora questo: le mura urbane sormontate da un percorso anulare che le percorre tutte, alberato. Questo ci sembra normale, quasi normale, no? Che ci siano gli alberi sopra le mura, ci appare normale. Non dovrebbe esserlo, perché quelle mura non sono state fatte per tenere degli alberi. In passato tenevano piuttosto cannoniere, coloro che dovevano difendere la città, per questo sono nate, non per offrire passeggi agli abitanti, passeggi alberati. Gli alberi sopra le mura sono un imprevisto che nasce, che si origina in seguito alla trasformazione delle tecniche difensive
che si origina nei primi decenni del Cinquecento, cioè la creazione delle cinte bastionate, quando per opporsi allo sviluppo delle armi da fuoco, con cui si potevano, colpire le mura, realizzate nei secoli precedenti, cioè mura in muratura o in pietra perfettamente verticali e sovente molto alte per impedire lo scavalcamento, l'utilizzo delle armi da fuoco che lanciano dei grossi corpi contro queste mura e delle mine che si scavano sotto le mura stesse per farle crollare, delle mine come erano intese in origine, cioè uno scavo di un tunnel che giungeva sotto le mura, poi si metteva una bella carica e la si faceva saltare. Un muro verticale ovviamente crolla e quindi crea una breccia. Per opporsi a questo si mette a punto una tecnica di difesa che prevede la realizzazione verso l'esterno di una cortina muraria, che è quella che qui vedete, e verso l'interno di un grande terrapieno. Questo terrapieno non sta lì per far crescere gli alberi, sta lì per attutire i colpi dei proiettili lanciati contro le mura, perché la terra ovviamente attutisce per eccellenza. Ma questo terrapieno offre la possibilità, effettivamente, lo si scopre in alcuni luoghi come Lucca quasi subito, di mettere queste alberature. Quindi nascono circuiti murari completamente alberati, che sono anch'essi un'enorme novità. Quando de Montaigne, lo stesso che rimarrà stupito a Roma per i parchi aperti al pubblico, Roma non ha bastioni alberati, perché Roma mantiene la cinta muraria antica, ha solo bastionature che verranno fatte dopo il sacco sul Gianicolo. Arrivando a Lucca, rimarrà stupitissimo scrivendo: tutto intorno alle muraglie, sui terrapieni interni, ci sono due o tre filari piantati ad alberi. Dall'esterno non si vede che una foresta che nasconde le case. De Montaigne è stupitissimo perché in Francia non c'è nessun esempio di questo tipo. Non che manchino le bastionature, all'epoca ce ne sono e stanno diventando molto più che in Italia. Non è ancora invalso l'uso di piantarle ed anzi si discute se queste alberature possano essere d'intralcio nei momenti di attività militare. E però questo è un modello molto interessante che prenderà corpo via via che i recinti murari perderanno la loro importanza con lo sviluppo di tecniche militari diverse. Al punto tale che De Montaigne nel 500, alla fine del 500, rimane stupitissimo di vedere Lucca. Ma se un secolo dopo avesse frequentato la Parigi, avrebbe visto il più grandioso esempio di alberatura di una cinta muraria, che è quella che vedete nella parte bassa. Luigi XIV, fra le tante iniziative che avvia anche l'alberatura di tutta la cinta muraria di Parigi, che metterà quasi 50 anni ad essere realizzata, essendo molto ampia. Ma Parigi lancia un modello. Sopra vedete Lucca, a Lucca trovate un viale alberato costituito da un percorso con due filari, uno a destra e uno a sinistra. Parigi lancia un modello tripartito. Mura molto più ampie e lancerà un modello fatto da un percorso centrale per le carrozze e due percorsi laterali per coloro che passeggiano a piedi. Badate bene, siamo sopra le mura, siamo alti, quindi questo percorso è anche un bel vedere. Infatti si scorge verso destra, si vede la città, verso sinistra si vedeva la campagna e quindi era uno straordinario viale accessibile sia in carrozza che a piedi. E come si chiamano questi viali? Sono i boulevard, termine destinato ad avere un grande successo, a diventare il termine per eccellenza con cui si definisce un viale alberato, ma boulevard significa baluardo. Quindi è un termine dell'architettura militare, che nel momento in cui viene riconvertito tramite il rinverdimento,
diverrà invece un termine della costruzione urbana, tipicamente alla francese, il boulevard. I boulevard parigini sono animatissimi, i modelli come quello di Lucca, ma soprattutto quelli di Parigi, ovviamente, essendo la grande capitale d'Europa, diventeranno quasi d'obbligo. Una straordinaria cinta verde, sarà quella di Vienna. La vedete sotto in un'immagine d'inizio dell'Ottocento, dove vedete la parte all'interno delle mura rinverdita con giardini e passeggi, e a destra la parte esterna delle mura. Vienna è un caso assolutamente straordinario. Di Vienna gli architetti conoscono il Ring, quell'anello di giardini e attrezzature pubbliche che saranno disegnate nel primo decennio del Novecento, a segnare la grande capitale imperiale. Ma quel ring ha luogo esattamente qui, su questo anello verde, quando si demoliranno le mura. Perché Vienna, ripeto, un caso straordinariamente interessante era perché aveva questa cintura verde anulare che disegnava il centro antico per via delle sue vicende storico-militare. Nel 600 c'è un celebre assedio turco alla città, la città si difende dentro le sue mura, la città che si difende dall'assedio turco è quella piccola all'interno, resiste, ma quando i turchi se ne vanno, si decide di costruire una nuova cinta muraria bastionata ben più forte, e la si fa molto esterna. È quella che qui si vede. Allora la città si amplierà, ma al di là del sistema difensivo murario interno, che non viene mai demolito e che mantiene all'esterno il glacis, l'area verde di rispetto e protezione. Sta di fatto che la presenza dei prati o di strutture simili testimoniano una continuità dall'epoca antica di presenza di spazi naturali in prossimità della città, immediatamente al suo perimetro. L'apertura dei giardini aristocratici imporrà invece alle fasce più abbienti, della popolazione urbana, la nascente borghesia, un tipo di utilizzo del verde pubblico, che è quello che deriva direttamente dal giardino aristocratico. Esperienze come quelle dei passeggi, dei boulevard che si aprono sulle mura, imporranno invece una sorta di linearità di costruzione di questi spazi. Perché il primo uso dei nascenti giardini pubblici, e questo è un termine che si ritrova riferito a alcuni giardini aristocratici aperti al pubblico, o nuovi giardini che sono realizzati a partire dagli anni 20-30 del Settecento, sarà quello del passeggio. E il passeggio si svolge in forma per l'appunto lineare, al punto tale che i primi giardini pubblici che sono realizzati, come dire, per questo tipo di funzione, e che avranno la denominazione di giardino pubblico, manterranno questa linearità che permette per l'appunto il passeggio. Questo è Palais Royal, il giardino di Palais Royal accanto al Louvre a Parigi, in cui ancora oggi si legge questo intento della composizione di giardini destinati al passeggio. Nella seconda metà del Settecento i trattatisti cominceranno a occuparsi di giardini pubblici, e Jean-Marie Morel, nel suo Teoria dei giardini del 1776, ne darà una descrizione. 1776, guardate la data, siamo in un momento in cui il giardino all'inglese, quindi la composizione libera, comincia a fare strage in Europa, comincia ad arrivare sul continente, essendo dappertutto
apprezzata come il nuovo modo di disegnare giardini in opposizione alla geometria, alla regolarità dei giardini all'italiana e alla francese. E Morel, che è un difensore del giardino all'inglese, scrive invece: la simmetria, quindi un dato formale che viene dalla tradizione geometrica, si applica con successo alla composizione dei giardini pubblici. Questi non sono, sottintende, questi non sono veri giardini, questi non sono che luoghi piantati con alberi situati nel perimetro urbano dove i cittadini si recano non per godere dello spettacolo della natura, ma per prendere un esercizio momentaneo dove, non si, dove si riuniscono per esibire il loro lusso e soddisfare la loro curiosità, ovviamente curiosità di vedere gli altri. Come si diceva all'epoca, nel giardino pubblico si va per vedere e farsi vedere. Giardino pubblico, nel giardino pubblico si sposta quel rito tutto italiano che si svolgeva lungo il corso, che ancora oggi si svolge lungo il corso, o luoghi simili in tutte le città di provincia, o a Roma lungo il corso in passato. Questa è Chiaia, dove a Napoli si realizza uno dei primi giardini pubblici italiani nel 1700. Questa è una pianta 1700, del 1775, ecco il giardino reale, ma che nasce come giardino pubblico e che darà origine a quella che è oggi la villa comunale, il giardino pubblico della villa comunale a Chiaia, e che in origine era un modello parigino. Era una passeggiata sul mare, infatti straordinaria perché non c'era la strada dalla parte del mare, ma anche all'interno aveva una parte centrale, seppure qui non si passeggiasse in carrozza, perché in carrozza si passeggiava a destra, lo si vede da quella immagine immediatamente fuori dal giardino. E adesso è la strada E che carrabile. adesso è la strada carrabile, esatto, e adesso è cambiato molto. In origine c'era un grande viale aperto centrale e poi due viali coperti laterali per il passeggio d'inverno ed estate, all'ombra e al sole. Ecco, queste sono altre immagini che mostrano appunto l'evoluzione del passeggio pubblico di Chiaia ad un secolo dalla sua creazione. Di questi passeggi ce ne sono lineari, se ne trovano in tanti luoghi, ce ne sono tanti nelle città centro e sudamericane. Questo è un passeggio che ora non esiste più, di fronte alla cattedrale che vedete sulla destra, un passeggio alberato per l'appunto lineare. E solo alla fine del Settecento, dalla fine del Settecento, si cominceranno a trovare i primi esempi di applicazione della composizione in forme all'inglese, paesaggistica, all'interno dei giardini pubblici. Questo è l'English Garden di Monaco, che nasce come giardino pubblico negli anni 80 del Settecento ed è quindi più o meno una decina di anni dopo il Prato della Valle a Padova, che abbiamo visto regolato strettamente da una croce, un'ellisse. Invece il giardino inglese, che già nella denominazione pone un'istanza di un forma compositiva ben diversa, sarà il primo giardino che comincia a assumere la composizione paesistica, per l'appunto all'inglese, all'interno del giardino pubblico. Cioè comincerà a cambiare quella idea del luogo fatto solo per il passeggio a piedi. Forse non è un caso che sia in Germania che nasca questo. Non è un caso, forse non è un caso che in Germania si ponga invece, si comincino a porre dei modelli diversi. Questo giardino viene fatto ad esempio per le passeggiate a cavallo e per l'attività fisica in genere. Come dire, una prerogativa che poi continuerà a segnare i parchi tedeschi.
Con l'Ottocento, vedo che è un po' tardi, se permettete taglio un po'. L'Ottocento, appunto, dalla fine del Settecento ha luogo una modificazione di riferimento compositivo nell'assetto generale dei giardini. Alla metà, fra la metà e i primi decenni della seconda metà dell'Ottocento, troviamo i primi veri e propri sistemi di verde pubblico. Ancora una volta dobbiamo fare riferimento a Parigi per trovare in Europa il vero, primo, esteso sistema di verde pubblico. Sistema nel senso di non più presenza locale di un giardino pubblico perché un grande parco aristocratico è stato aperto al pubblico urbano o perché in una zona particolarmente attraente è stato realizzato un nuovo giardino. Sistema perché invece siamo di fronte ad una collocazione di spazi di verde in zone diverse della città e programmaticamente articolato in modo da servire la popolazione urbana nel suo complesso. Parigi all'epoca di Napoleone III e dell'opera del prefetto Haussmann è la prima capitale europea a dotarsi di un vero sistema di spazi di verde pubblico. Qui ne vediamo ricapitolati, li vediamo ricapitolati. Voi vedete a destra e a sinistra, cioè a ovest e a est della città, immediatamente all'esterno del suo perimetro, ci sono due grandi parchi che oggi chiameremo parchi, veri parchi urbani o parchi territoriali. Sono il Bois de Boulogne e il Bois de Vincennes. A sinistra e a destra, che servono le due, come dire, due metà città, la Parigi Ovest, che è sempre stata la parte più ambiente, la Parigi Est, che è la parte più popolare. All'interno invece della struttura urbana vedete delle zone verdi di dimensione intermedia, distribuite, vedete una sorta di corona. E sono i parchi che vengono realizzati dentro la città, nel mentre se si fanno i quartieri di nuova espansione urbana. E poi ci sono una serie di piccoli punti che sono invece i giardini che vengono aperti all'interno del centro storico, in luoghi in cui le demolizioni aprono nuove strade, il sistema di boulevard interni di Parigi e ci sono lacerte di spazio in cui è possibile collocare dei piccoli giardini pubblici all'interno della città. Da ultimo, il piano, come dire, di rinverdimento di Parigi prevede un ultimo punto che è quello dei filari alberati. Tutte le strade maggiori di una certa dimensione, maggiori di 15 metri di ampiezza, verranno alberate. Quindi, seppure non inteso sin dall'inizio come un vero e proprio piano di rinverdimento della città, i 15 anni di presenza di Napoleone III, che si autonomina imperatore con un colpo di Stato, e di Haussmann come prefetto, lascerà comunque il segno di un vero e proprio sistema per la città. Appunto, il primo parco che diventa pubblico è quello del Bois de Boulogne, che era una tenuta di caccia reale che viene completamente ridisegnata per la nuova funzione e nell'occasione viene convertita in un parco all'inglese con la creazione di questi specchi d'acqua con isolette che ancora lo segnano, specchi d'acqua del tutto artificiali. L'acqua qui è portata dalla Senna con degli impianti idraulici che prendono l'acqua dalla Seine e la portano. Poi ci saranno, ecco, dopo il Bois de Boulogne fatto nella parte ambiente, viene costruito il Bois de Vincennes fatto nella parte più popolare della città, poi si faranno questi parchi intermedi nelle zone di espansione interna di media dimensione, il Parc Monceau riconvertendo
un giardino già esistente, il parco di Montsouris, realizzando l'ex novo nella parte meridionale della città, come vedete all'inglese, perché questo è il segno generale di questi parchi. Napoleone III era vissuto in Inghilterra, in esilio, come nipote di Napoleone in tutta la sua giovinezza, e quindi aveva potuto apprezzare questo tipo di composizione. E nella parte nord-est della città, il parco del Beauchaumont, una straordinaria composizione fatta intorno ad un affioramento calcareo che viene riconvertito in isola con la creazione di un bacino artificiale posto intorno a questo sperone, su cui è posto un belvedere. Il parco, come una grande cavea, si estende all'intorno di questa emergenza centrale. Appunto, ripeto sempre, è un luogo assolutamente ancora oggi straordinario, andatelo a vedere, che peraltro fa uso di tutte le tecnologie più moderne. C'è ad esempio un ponte sospeso tirato con tiranti metallici, un ponte sospeso metallico, che per allora, il parco è degli anni, è aperto nel 1867, è assolutamente una novità che viene, e il ponte permette di raggiungere l'isola centrale. Ma ci sono tante altre straordinarie scoperte. Il luogo è davvero un luogo di meraviglie per un pubblico urbano evoluto. Ad esempio, il lago, l'acqua, di nuovo l'acqua del lago artificiale, scende da un ruscello che proviene da una grande grotta. Se si entra dentro questa grotta si vede una cascata che scende dall'alto. Vedete, siamo dentro una scenografia fortemente romantica, molto bello, soprattutto perché Butte sono le colline, Butte-Chaumont, siamo in cima a una collina, quindi come sia possibile trovare una cascata non in fondo ma in cima a una collina è piuttosto sorprendente. Certo, di nuovo siamo di fronte ad un gigantesco apparato idraulico di idrovore che prendono l'acqua dalla Senna, la portano fino in cima alla collina e poi la lanciano in questa straordinaria messa in scena idraulica, che è realizzata per un pubblico colto ed evoluto come quella della Parigi del Secondo Impero. Dentro la città storica si fanno quelle che sono chiamate le square. Riconvertendo il termine inglese di square, le square, giardini urbani di piccola dimensione realizzati appunto laddove gli sventramenti per la creazione degli assi stradali hanno prodotto degli allargamenti e delle aperture. Poi, da ultimo, un po' quello che diverrà davvero il segno di Parigi, i grandi viali alberati, i boulevard non più relegati al perimetro delle mura ma all'interno della città. E qui ci saranno le grandi piantagioni. Poi, insomma, le grandi piantagioni utilizzate, fatte anche utilizzando alberature ideate all'epoca che permettevano il trasporto di esemplari di grande dimensione. Va detto che questo è il momento in cui nasce il primo grande servizio del verde urbano. Viene creato proprio nell'occasione della realizzazione di questa opera il Service des Promenades et Plantations, il servizio dei passeggi e delle piantagioni, che è il primo servizio di verde pubblico esistente al mondo. Il modello del parco all'inglese trova una sua esemplificazione di grande qualità negli Stati Uniti, dalla parte opposta dell'Atlantico, con Central Park, Central Park è uno. Central Park, ne abbiamo parlato parlando appunto di esempio di giardino all'inglese. Vi ricordate degli anni centrali dell'Ottocento? Segue un concorso del 1855 vinto da Vaux e Olmsted, e che dà luogo a questo brano di natura americana, selvaggia e spontanea all'interno dell'ambiente tutto costruito di Central Park. Poi sappiamo che questa naturalità è però di nuovo una naturalità tutta voluta e progettata, al punto tale che Central Park presenta alcune risoluzioni
funzionali di grandissimo interesse, come la presenza di strade che attraversano il parco, incassate rispetto al parco stesso, in modo tale che non interferiscano con la circolazione pedonale del parco. A Central Park seguono anche negli Stati Uniti molti altri esempi di parco pubblico, per l'appunto di tono paesistico, ma vorrei da ultimo appuntare la vostra attenzione su questo, perché costituisce l'altro interessante modo di creare un sistema di verde urbano all'interno di una grande città, in qualche maniera in contrapposizione a quello di Parigi. Se Parigi aveva proposto un insieme gerarchizzato di spazi verdi, spazi a grande dimensione, dimensione intermedia, dimensione piccola, a seconda del contesto urbano in cui questi sorgevano. Boston, con il progetto di Olmsted, presenta il primo vero grande sistema unitario e continuo di parchi pubblici. Continuo perché fra di loro connessi da un percorso, un itinerario tutto nel verde. È quello che si chiama, è il sistema dei parchi di Boston, ideato, voluto, perseguito per oltre 15 anni da Olmsted, il progettista del Central Park di New York, e che prenderà la sua appunto configurazione principalmente appunto intorno agli anni 80 del XIX secolo. Che cos'è questo sistema di verde di Boston? Sistema che sin dall'origine prende la familiare denominazione di Emerald Necklace, di collana di smeraldi. Ovviamente gli smeraldi sono i parchi, la collana è l'elemento che li unisce e la collana è un sistema di parkway, di strade parco che connetteranno i diversi brani di verde che verranno appunto congiunti in questo verde continuo. L'Emerald Necklace parte proprio da quel Boston Common che avevamo visto nelle immagini precedenti, cioè dall'ambito di verde più antico che la città presenta, e che ha allora una sua configurazione per l'appunto con toni paesaggistici, e poi immediatamente all'esterno di quest'area di giardino pubblico comincia la prima parkway, è quella che si chiama Commonwealth Avenue, ancora una delle strade più eleganti della città, e che è una grande strada che ha al lato la circolazione, al tempo delle carrozze, oggi delle macchine, al centro la circolazione pedonale all'interno di un parco lineare, di una strada parco. E la strada parco connette ambiti diversi che Olmsted aveva tutti individuati per poter essere appunto raccordati all'interno di questo sistema. Di questo sistema fanno parte verdi anche di carattere assolutamente diverso. Ad esempio, c'è un grande arboreto. L'Università di Harvard doveva all'epoca creare un orto botanico nuovo destinato agli alberi, per l'appunto un arboreto. Olmsted convince l'università a non avere l'arboreto nell'ambito dell'università stessa, che è a nord di Boston, ma di averla in un'area a cui lui era molto interessato per connettere per l'appunto questo sistema. E si crea. Vedete, nel 72 l'arboreto Arnold, che è l'arboreto ancora oggi, l'arboreto dell'Università di Harvard, ma è uno spazio di verde pubblico, e poi lungo il sistema si trovano anche grandi parchi, ma appunto la loro singolarità è quella di non essere isolati, ma connessi in un sistema che ancora oggi è perfettamente percepibile. Adesso qui c'è, queste sono due immagini aeree attuali dell'area di Boston, sono tagliate perché sennò la rotazione non per te, quindi sono connesse, ma insomma la connessione è più o meno questa, anche se poi l'andamento è un po' più aperto, non è così stretto come ve lo sto presentando ancora oggi, anche perché soggetto negli ultimi 20 anni ad una serie di restauri, ancora oggi esiste questo straordinario corridoio ecologico, lo possiamo chiamare con un termine che certo Olmsted non aveva mai utilizzato, preferendo il più
borghese aristocratico collana di smeraldi, ma un modello che insieme a quello di Parigi, del verde diffuso e gerarchicamente organizzato, costituiranno un po' i due modelli su cui poi si costruirà l'evoluzione del giardino pubblico. Grazie. Finisco.